Parliamo adesso della sequenza del secondo, quinto, primo di qualche esercizio e su come creare o far camminare i patterns in fase di studio. Prendiamo semplicemente secondo, quinto di Do maggiore. Re minore, Sol settima e Do maggiore. Re minore. Sol settima. Sono andato in si bemolle, mi bemolle meno. Sono in sol bemolle e me lo porto in giro con l'orecchio attraverso anche la simmetria. Pattern sono tanti, potete trovarli, ci sono l'omnibus, Charlie Parr, potete prendere dei frammenti del secondo, quinto, primo e cominciare a lavorarti, partendo dalla tonica, dalla quinta. Cerco di ricordarmelo. Eccetera, eccetera, è solo per una piccola dimostrazione. Allora, neanch'io so cosa sto cercando, però comincio ad orecchiare. Allora, vediamo un po', sempre torniamo al nostro. Guardate la scala. Partendo dal settimo grado di Re minore. Scala. Erano solo dei piccoli esempi per stimolarvi a cercare i pattern del suo secondo, quinto, primo, non sono altro che scala, arpeggio e cromatismi. E gli esempi che ho fatto ora sull'uso dei cromatismi, eccetera, sono il passo successivo ad uno studio preliminare. Che come si può dire, che consiglio vivamente a tutti sulle scale, sulla padronanza di questo pezzo di ebano che va da qua a là. Cioè andate, lavorate su questo perché è molto importante cominciare a liberarsi dalle stesse cose che facciamo quando lo sappiamo, ognuno di noi conosce come suona su un palco e quali sono i propri meccanismi. Allora allarghiamo, cerchiamo di allargare l'orizzonte quando siamo a casa in fase di studio, ognuno a modo suo, naturalmente niente è vero e niente è falso, questo non è Vangelo, questo è solo il mio punto di vista, però
ognuno di voi può prendere qualcosa da questo corso e come stimolo per cominciare a cercare a modo proprio. C'è tanto cammino da fare. Consiglio di nuovo le trascrizioni, consiglio ascoltare, consiglio di studiare. Studiare con la mente e studiare col corpo.